Super ciao ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Dopo un bel po' che non ci vediamo, lo so, siamo tutti in quarantenati, è un disastro questa situazione che sta succedendo, ma per fortuna ogni tanto arrivano delle notizie interessanti, carine, che ci ritirano un po' su il morale. Per esempio, ieri sera Sony, così dal nulla, ha lanciato sul proprio profilo Instagram l'immagine del nuovo DualShock 5, o anzi DualSense, perché questo sarà il nome del nuovo controller della PlayStation 5, che a me, ragazzi, mi piace ma tantissimo, è bellissimo, ragazzi. All'inizio ti lascia un po' strano, ti fa questo senso, dici, cos'è? È molto strano. Ma poi dici, cazzo, è bellissimo, ha un design incredibile. Quindi ho detto, facciamo un video dove parlo un attimo e vi do le mie impressioni. Prima di parlare delle caratteristiche, dobbiamo assolutamente parlare del design. Queste linee che ricordano un po' una fusione tra un DualShock 4, che siamo abituati a vedere, qua lo vedete in edizione Alpine Green, che penso sia la più bella mai uscita, appena l'ho vista l'ho presa. Un DualShock 4 quindi fuso un po' con un pad dell'Xbox One, quindi abbiamo questa stondatura, queste corna un po' più tonde, che sicuramente vanno ad incontrare maggiormente i gusti, le preferenze di tutti i giocatori, sia PlayStation che Xbox. Però è anche vero che questo pad si vede che è un pad PlayStation, prima di tutto perché ha ancora gli analogici simmetrici, cosa che ovviamente scatena le soliti discorsi, io preferisco gli analogici asimmetrici. Ragazzi, la PlayStation gli analogici li farà sempre simmetrici, perché è una questione di riconoscibilità del marchio. La PlayStation i pad asimmetrici non li fa, perché se no viene meno l'iconicità dei tastini qua col pad qui. La PlayStation è così. Però poi è chiaro, esiste anche il controller Pro della Nacon che ha l'analogico messo qui, quindi dipende. Se a te poi preferisci un controller asimmetrico, te lo compri asimmetrico, ma la Sony di base non te lo farà mai asimmetrico, perché è una questione di riconoscibilità del marchio, e fin qua ci sta. Cosa c'è da dire poi? Che quello che risalta maggiormente subito agli occhi appena si vede è il colore, ovvero bianco e nero, e Sony ha scelto questa cromia nuova, non più un monocromatico ma due colori, bianco e nero, appunto con le strisce blu. Perché? Perché lo ha fatto. Ma prima di parlare del design, che è la cosa che mi interessa di più di tutto questo discorso, ci sono alcune cose da dire, cioè le caratteristiche nuove di questo pad. Tra le novità di questo pad ci sono appunto i grilletti adattivi, presi ovviamente dall'Xbox One, ovvero che te avrai una risposta alla resistenza del tasto in base a quello che stai facendo. Ad esempio, se hai un'arma, potranno darti l'idea proprio di cliccare qualcosa di metallico, oppure se c'hai un arco ti darà proprio l'idea della resistenza. Ovviamente andrà a provare, però mi immagino sia qualcosa di molto simile al controller dell'Xbox One. Poi un'altra innovazione di cui ne hanno parlato già da un po' è proprio la vibrazione. Questo controller non si chiamerà più DualShock 5 ma DualSense, proprio perché Sony punta molto sulla sensazione tattile del controller. Loro addirittura hanno detto: basandoci sulle discussioni con gli sviluppatori, abbiamo concluso che il senso del tocco, del tatto all'interno dei videogiochi, così come anche l'audio, non è mai stato un grande focus per molti videogiochi. Abbiamo avuto con la PlayStation 5 l'opportunità di innovare, offrendo ai creatori di videogiochi l'abilità di esplorare come loro possono sottolineare la sensazione di immersione attraverso il nuovo controller. Ed è per questo che abbiamo adottato il feedback aptico, che aggiunge una varietà di potenti sensazioni che sentirai mentre giochi, così come la lentezza del fango guidando una macchina su un terreno fangoso. Che cos'è il feedback aptico? Praticamente non ci saranno più i motorini che sono caratteristici sin dalla PlayStation 1, che appunto si chiamano DualShock. Poi c'è stato DualShock 2, DualShock 3, DualShock 4, perché questi motorini sono stati sempre migliorati. Però di base c'erano dei cosi che girano qua. Nel feedback aptico ci saranno delle altre robe che simuleranno la vibrazione, ma in modo molto più simile a come succede su, ad esempio, sull'iPhone o sui MacBook più recenti, dove te non premi più il tasto home, per esempio, ma lo tocchi e spingendolo lui capisce da solo che sta avendo una pressione e ti restituisce una vibrazione che è molto più sottile, molto più precisa e proprio istantanea, che non una vibrazione meccanica di un coso che gira. Infatti siamo abituati sulla PlayStation o su tutte le console che quando c'è un'azione che richiede una vibrazione senti fare vroom, e anche se è piccolissima senti fare vroom. Questa cosa non ci sarà più, ma te sentirai direttamente ta 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 ta, sei sulla mota, su una macchina, sul fango, ta 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 ta.
sarà una cosa che va provata. Ovviamente finché non la proveremo non possiamo dire com'è, non sappiamo se è bella, se è brutta, andrà provata. Ma sicuramente, secondo me, è molto una cosa avanti rispetto a questi motorini che ci portiamo avanti ormai da 20 anni. Quindi da questo viene il nome di DualSense, perché infatti loro stanno puntando molto su questo giocare con le sensazioni tattili, quindi DualSense. Nonostante sperassi che se ne andassero i tastini, questi qua Option e Share, e tornasse magari il vecchio Start e Select, resta questo tastino, anche se un po' spostato, probabilmente in una posizione migliore, perché qua lo vediamo un po' inclinato, mentre qua sul DualShock 4 non l'ho mai trovato troppo comodissimo e soprattutto sembra molto più rialzato, mentre qua era quasi a filo con la plastica che tante volte ti scivolava il dito quasi per sbaglio. Quindi sicuramente sarà una miglioria interessante. C'è da dire anche che mentre resta il tasto Options, resta per un certo verso anche il tasto Share, che però non si chiamerà più il tasto Share, ma si chiamerà tasto Create, ovvero questo tasto permetterà non solo di condividere, ma proprio di creare dei gameplay, di spezzettare. Probabilmente saranno funzionalità simili, ma ampliate rispetto a quelle semplicemente di condivisione, come è stato sulla PlayStation 4. Probabilmente premendo il tasto Share potrai anche aprire tutta una specie di editor dove potrai andarti a montare, a tagliuzzare i gameplay. Sicuramente sarà molto più comodo di quanto già non è stato ora, che comunque io devo dire non avevo mai usato. Comunque usavo solo per salvare le schermate, salvare le clip video. Non è che l'ho mai usato in altri modi, magari collegando su YouTube. So che si può fare, però è sempre stata una cosa molto marginale per me. Magari questo tasto Create potrà aggiungere nuove opportunità e magari nuove cose per appunto creare. Ma lo sapremo sicuramente più avanti. Anche Sony stessa ha detto che più avanti ci saranno nuove informazioni a riguardo. Poi abbiamo il microfonino in basso. Vedete che sotto quello che sembra essere il tasto PlayStation, che non sarà più bombatino come è stato finora, ma sarà un login PlayStation, che sembra veramente bello questo tasto PlayStation in 3D. Insomma, appunto, sotto questo logo PlayStation vediamo che c'è un'icona di un microfono con quella che sembra, non si capisce se è un tasto o un LED o un tasto LED, con l'icona del microfono disattivato. Probabilmente questo tastino sarà appunto per disattivare il microfono. Questo DualSense avrà un microfono integrato che probabilmente verrà anche inserito in qualche gioco, magari alla Nintendo DS, dove ti dicevano soffia sul fuoco per spengere, e te come un cretino così a soffiare per spengere il fuoco. Però verrà sicuramente anche utilizzato per le chat vocali. E tra l'altro Sony stessa ha detto: DualSense aggiunge anche un microfono all'interno che permetterà ai giocatori di parlare facilmente con gli amici senza cuffie aggiuntive, ideale per improvvisate veloci conversazioni durante i multiplayer. Ma ovviamente dicono anche: se stai pianificando di parlare per un lungo periodo, sarà bene avere quell'headset fra le mani. Questo fa capire comunque che il microfono c'è, ma sarà possibile collegarci anche le cuffie con l'headset, il microfono, perché ovviamente è chiaro che questo pad avrà l'ingresso per le cuffie, anche se qua non si vede, ma Sony stessa in queste ultime ore ha confermato che l'ingresso ci sarà, ma era logico che ci fosse. Altra cosa interessante da riportare è: non c'è più la famosissima barra blu. Guarda, l'accendo, vedi, qua questa non c'è più. Finalmente non c'è più questa barretta luminosa che serviva per la VR, per il sensore, per la telecamera della VR, del PlayStation VR. Ora mi si è accesa la PlayStation, vabbè. Quante volte ci siamo trovati di notte a giocare al buio con questa luce che rifletteva sullo schermo, allora te non la potevi disattivare, la puoi abbassare la luminosità ma non si può disattivare. Ma a volte dà fastidio, a me non ha mai dato tanto fastidio, anche perché comunque ormai è diventata una cosa riconoscibile, è diventato quasi un marchio della PS4. Ma appunto al suo posto hanno messo un'entrata USB-C, quindi non ci sarà più l'USB mini B, questo è mini B se non erro, micro B, vabbè, insomma quella dei telefoni normale, ma ci sarà finalmente un'entrata USB-C che ora sta prendendo piede finalmente su tutti i dispositivi elettronici come la Switch, i telefoni, anche l'iPad, tutti. Quindi finalmente arriveremo a questa unificazione delle USB, avremo uno standard unico in tutto il mondo, in tutte le cose tecnologiche. Altra cosa molto bellina, anche se devo dire che resta l'altoparlantino, che non mi è mai piaciuta a me l'idea dell'altoparlantino, già dai tempi della Wii non mi è mai piaciuto, comunque resta, ovviamente anche per discorsi di retrocompatibilità con la PS4, così come resta il paddone, anche se qua è molto più bello perché è disegnato meglio e mi sembra molto più integrato all'interno del design che non questo placcone nero che non mi è mai garbato, vi dico la verità. Ma appunto fra il paddone e gli altoparlantini vediamo una minuscola lucina bianca
che mi sa che questa lucina ci regalerà delle grandi gioie proprio a livello estetico. Secondo me quando l'accendi pulsa un po' come pulsa già questo, non lo accendo, se no mi si riaccende la PlayStation. Però è bellissimo quanto stanno giocando molto con le luci, perché appunto se vedete c'è questa luce blu che filtra da sotto il paddino touch. Lì per lì sembrava una striscia LED messa qua, in realtà no. Se voi guardate l'immagine del pad visto da due terzi, vedete che la luce viene da sotto, non c'è un rigo LED, è una luce LED che fuoriesce da sotto, perché infatti questo paddino è rialzato. È bellissima sta cosa, a livello di design, a livello visivo è bellissima, è una finezza veramente di design incredibile, a me piace tantissimo. Però appunto, visto che stiamo parlando del design, del lato estetico di questo DualSense, parliamone finalmente. Il lato estetico, esteticamente questo pad è incredibile. Voi dovete considerare il pad come la parte più rappresentativa, più iconica di ogni console. Se voi pensate alle varie console, Nintendo, PlayStation, GameCube, la prima cosa che è identificativa di una console è il pad. Se te pensi al NES, la prima cosa che ti viene in mente è il controllino quadratino del NES, non ti viene in mente lo scatolone del NES. La prima cosa riconducibile di una console, l'icona proprio, il simbolo di una console è il pad stesso. Ed è chiaro, evidente, lampante quanto Sony con la PS5 voglia proiettare questa console nuova al futuro, ma non in modo così etereo, non in no, si fa il futuro, no. Loro vogliono che questa PlayStation 5 rappresenti il futuro per come ce lo siamo immaginato negli ultimi 20 anni, forse anche di più, perché non a caso secondo me il design di questo DualSense ricorda proprio quegli stereotipi di futuro che ci siamo immaginati in film come Yo Robot o lo stesso Detroit Become Human. A questa estetica blu, bianca, nera, il futuro immaginato negli ultimi anni per quanto riguarda un futuro lontano ma anche prossimo allo stesso tempo è questo, un futuro fatto di linee morbide. È veramente un incrocio fra stondature, fra morbidezze e durezze, spigoli duri e stondature, colori chiari come il bianco e il blu e colori scuri. Sono veramente dei colori che richiamano fortemente l'immaginario della robotica, dei racconti di Asimov. È l'estetica del futuro, fra virgolette, l'estetica che ci rimanda al futuro, che ci fa pensare al futuro. Non è chiaramente l'estetica del futuro, è l'estetica di un futuro immaginato che si discosta molto secondo me dall'estetica che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni. Non so se ci avete mai fatto caso, a me questa cosa interessa tantissimo, è veramente una delle cose che più mi affascinano, ovvero il design industriale. Se voi ci fate caso, ogni epoca, ogni decennio, comunque ogni generazione ha avuto un suo stilema visivo. Siamo venuti agli anni 80 dove la faceva da padrone i colori beige, grigini, squadratissimi, proprio anche brutti, grezzi, perché non si sapeva bene, non si dava molta importanza all'estetica, si sapeva che c'erano dei componenti che dovevano essere racchiusi in una scatola e quindi la scatola di base, l'estetica era quella. E anche la PlayStation stessa era comunque una scatola grigia. Poi siamo andati sempre più verso una direzione dove prevaleva il nero. Abbiamo avuto la PlayStation 2 nera, squadratissima, bellissima, ma completamente nera, squadrata, un parallelepipedone. Abbiamo visto che i computer, i case stessi andavano verso quella direzione, una prevalenza di case neri fatti squadrati. Poi siamo tornati ad un'estetica stondata, quindi abbiamo visto la PlayStation 3 che era tutta stondata, brutta, non mi è piaciuta la PlayStation 3, lo ammetto, l'Xbox 360 che era stondata. Vedete che negli anni ci sono sempre degli stilemi che governano il mercato. Da quando è uscito l'iPhone 4 nel 2011, tutto è andato in quella direzione impostata da Apple, ovvero superfici lisce, piatte, schiacciate, un po' stondatine agli angoli. Per un periodo sono proprio scomparsi gli angoli netti e siamo andati verso angoli stondati, precisi. Poi è arrivata la PlayStation 4 e l'Xbox One. Siamo tornati ad un'estetica anni 2000, però rivoluzionata un po' più in un senso più moderno. Vedete che ci sono dei pattern che si ripetono negli anni. Sicuramente se avete dato un'occhiata alle cose tecnologiche intorno a voi negli ultimi 10 anni, dal 2010 ad oggi, avete visto che la roba tecnologica andava più o meno tutta in quella direzione. Vi basta guardare tutti gli iPhone, tutti i telefoni della Samsung, piatto, schiacciatissimo, leggero, però stondatino, solido. È un'estetica che è stata molto preponderante negli ultimi 10 anni. Anche lo stesso Switch, cioè se te guardi lo Switch dici cavolo, lo Switch è un prodotto degli anni 2010 proprio perché è fatta così,
gli angoli smussati, però è piatta, non ha cose che escono fuori, forme strane, è una tavoletta piatta, pulita, semplice come l'iPad. A maggior ragione se te ci togli i Joy-Con, cosa resta? Questo è il design degli anni 2010. Ecco che quindi Sony con la nuova PlayStation 5 ci suggerisce una rotta diversa, una rotta che va in direzione di una fantascienza immaginata attraverso film, giochi, che è appunto quell'immaginario di fantascienza che ci siamo portati dietro per anni. Questo DualSense suggerisce molto che la console stessa, la PlayStation 5 stessa, avrà una forma che ricorda questa estetica. Mi piacerebbe che la PlayStation 5 avesse una forma un po' stondatina, non tonda, però nemmeno come la 4 o nemmeno come il parallelepipedo presentato da Xbox. Quindi una PlayStation 5 con questo design, con molta prevalenza di bianco, con delle linee nere, led blu, cose così, sarebbe secondo me molto bella. Mi dispiace un po', parlando dei tasti, che sia sparito il colore dei simboli PlayStation, cioè triangolo, tondo, quadrato, croce. Ci sono questi tasti senza il colore, non so se sia una cosa provvisoria o se veramente il controller finale sarà così, però insomma siamo abituati i tastini a vederli colorati, insomma è così da 20 anni, benché sulla PSP era stata operata questa stessa scelta, però ci stava perché era solo per la PSP, era una cosa secondaria. Poi anche su PlayStation Vita è rimasta questa cosa dei tasti bianco e nero senza colori, però mi piacerebbe che su controller della PlayStation 5 rimanessero i colori proprio. Ci sarà questa versione colorata bianco e nero, ma poi faranno tante altre versioni colorate come appunto questa bianca e verde, che magari ripristinerà i colori dei tastini, non lo so. Sicuramente online ci sono già tantissime fan made mock-up colorati nei modi più disparati, che veramente fa vedere quanto questo design di base così potenzialmente potrebbe essere arricchito in una variante infinita di colori, combinazioni. Sicuramente un pad con un design talmente pulito e non esagerato, talmente snello e minimalista, che si può colorare e ricolorare in tanti modi con una combinazione incredibile di colori, che possono dare secondo me tante altri gusti e varianti a questo DualSense, che già di così mi sembra bellissimo. Quindi insomma, al di là delle funzionalità e delle rimodernazioni che avrà questo pad, che sicuramente saranno all'altezza delle aspettative, spero, la cosa che mi colpisce di più di tutte è proprio il design stesso, questo dare un impatto futuristico, un che di veramente strano eppure familiare allo stesso tempo, perché è di questo che si parla, di un look familiare coniugato ad un look futuristico ma altrettanto familiare, perché è quello che ti aspetti come stile visivo del futuro. Insomma, loro hanno detto: siamo nel 2020, facciamo lo stile del 2020, portiamo veramente alla realtà uno stile portato avanti finora solo dai film. Vedere che Sony vuole rilanciare lo stile del 2020 con un design così futuristico, futuribile, che ci riporta molto alla robotica del mondo dell'intrattenimento, è interessante. Sono veramente curioso, a me, vi ripeto, queste cose affascinano veramente tanto, quindi niente ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questo DualSense, il controller della PS5, e aspetto i vostri pareri nei commenti. Vi invito a seguirmi su Instagram per gli aggiornamenti, al canale Telegram, e a seguirmi su Twitch perché sto facendo live praticamente quasi tutte le sere. Ci vediamo lì, giochiamo a tanti giochini o parliamo magari di argomenti come questo. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione e come sempre super ciao ragazzi miei, alla prossima.